Lo attesero sotto casa in cinque. Tutti squadristi venuti da Milano, professionisti della violenza, soldati dai più stretti collaboratori di Benito Mussolini. L'onorevole Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario, l'ultimo che in Parlamento ancora si opponeva a viso aperto alla dittatura fascista, fu sequestrato in pieno centro di Roma, in pieno giorno, alla luce del sole. Si batté fino all'ultimo, come lottato aveva per tutta la vita. Lo pugnalarono a morte, poi ne scempiarono il cadavere, lo piegarono su se stesso per poterlo ficcare dentro ad una fossa scavata malamente con una lima da fabbro. Mussolini fu immediatamente informato, oltre che del delitto. Si macchiò dell'infamia di giurare alla vedova che avrebbe fatto tutto il possibile per riportarle il marito. E mentre giurava, il duce del fascismo teneva i documenti insanguinati della vittima nel cassetto della sua scrivania. In questa nostra falsa primavera, però, non si commemora soltanto l'omicidio politico di Matteotti. Si commemorano anche le stragi nazifasciste perpetrate dalle SS tedesche con la complicità e la collaborazione dei fascisti italiani. Nel 1944. Fossi Ardeatine, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto sono soltanto alcuni dei luoghi nei quali i demoniaci alleati di Mussolini massacrarono a sangue freddo migliaia di inermi civili italiani. Tra di essi centinaia di bambini e perfino di infanti. Molti furono addirittura arsi vivi, alcuni decapitati. Queste due concomitanti ricorrenze luttuose, primavera del 24, primavera del 44, proclamano che il fascismo è stato lungo tutta la sua esistenza storica, non soltanto alla fine o occasionalmente, un irredimibile fenomeno di sistematica violenza politica, omicida e stragista. Lo riconosceranno una buona volta gli eredi di quella storia? Tutto purtroppo lascia pensare che non sarà così. Il gruppo dirigente postfascista, vinte le elezioni nell'ottobre del 2022, aveva davanti a sé due strade: ripudiare il suo passato neofascista oppure cercare di riscrivere la storia. Ha indubbiamente imboccato la seconda via. Dopo aver evitato l'argomento in campagna elettorale, la Presidente del Consiglio, quando costretta ad affrontarlo dagli avversari storici, si è pervicacemente attenuta alla linea ideologica della sua cultura neofascista di provenienza. Ha preso le distanze dalle efferatezze indifendibili perpetrate dal regime, la persecuzione degli ebrei, senza mai ripudiare nel suo insieme l'esperienza fascista. Ha scaricato sui soli nazisti le stragi compiute con la complicità dei fascisti repubblichini. Infine, ha disconosciuto il ruolo fondamentale della resistenza nella rinascita italiana, fino al punto di nominare mai la parola antifascismo in occasione del 25 aprile 2023. Questo testo, destinato alla lettura in Rai, doveva essere dedicato al 25 aprile. Mentre vi parlo, siamo di nuovo alla vigilia dell'anniversario della liberazione del neofascismo. La parola che la Presidente del Consiglio si rifiutò di pronunciare palpiterà ancora sulle labbra riconoscenti di tutti i sinceri democratici, siano essi di sinistra, di centro, di destra, finché quella parola antifascismo non sarà pronunciata da chi ci governa. Lo spettro del fascismo continuerà ad infestare la casa della democrazia italiana.